c'erano Ah, problemi, arriva dalla Germania. e di novità, no? Nel senso che questa Madonna qui ha una certa sua storia proprio, perché fanno una processione all'anno, ora può andare su internet, no? E riportano la fotografia della Madonna, la riportano, cioè da noi non si usa, cioè hanno il quadretto della Madonna e vanno tutti in processione. Ah, portano il quadretto invece di portare la statua. E Ho capito. poi niente, hanno fatto i devoti, no? Hanno fatto poi a Roma una cappella che l'hanno fatta benedire con la Madonna, l'hanno fatta benedire da Papa Giovanni Paolo II, Ah, da ecco qui, Domenico. Madonna di Schoenstatt. Quindi ha una sua storia e a me è piaciuto. Perché qui l'avevano rovinata, avevano messo dentro dei quadri sul soffitto, Vedo che era tutto è tutto messo a un posto. pasticcio. Quindi è un suo omaggio, diciamo, al Ecco, Baceno. proprio. Eravamo già da tempo, no? Dire, ma ciao, mi faccio io la Madonna gratis, e cosa mi faccio io a questi qui della Prea, no? Che Ecco, che tipo di abitano. colori ha usato? Che No, tecnica ha qui usato? sono acrilici, però vede, Acrilici. io ho una certa esperienza che ho con le cappelle che vengono un po' per l'umidità. Le cappelle tendono a tirare su l'umidità e poi anche se è un affresco, l'affresco se lo può, viene cancellato poi dall'umidità. Allora io li faccio su dei supporti di polistirene, metto la rete, faccio l'intonaco. Così io non mi interessa più l'umidità della cappella, perché resta un affresco secco. Ecco qui la sua firma, Rigotti. È Viene un affresco, sarebbero proprio di affreschi, quest'anno, sarebbero 2023. perché quando poi lavoro, bagno tutto, no? Faccio tutto come sto lavorando adesso, Come quella che sta continuo a facendo a casa, soffiare sì. In acqua. maniera che resta nel tempo, diciamo, così com'è. Cioè si fa un affresco secco, quindi niente, è chiaro che non è mai l'affresco vero, no? Che può durare magari 500.000 anni, però vede, tanti affreschi poi vengono cancellati proprio, perché poi ho fatto diversi lavori anche al cimitero qua di Baceno, ho fatto tre lavori, ho Ma dove hai chiuso. imparato questa tecnica? No, io sono Autodidatta. da nessuno. Autodidatta. Non No, capisco. io sono come lavoro, lavoravo all'Enel, quindi ero un impiegato tecnico e non Aspetta. c'entrava niente. Va bene. Non Grazie, Giuseppe Criseo, c'entrava Quotidiano niente d'Italia. tutto.